Thomas Markle in precedenza aveva affermato di essere eternamente grato al re Carlo per essersi fatto avanti al suo posto durante il matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry nel 2018. Il padre separato di Meghan Markle, Thomas Markle, ha augurato a re Carlo una pronta guarigione poche ore dopo che Buckingham Palace ha annunciato la sua diagnosi di cancro. Thomas, che negli ultimi anni ha lottato con problemi di salute, ha inviato tutti gli auguri del mondo a Sua Maestà mentre si dimette dalle sue funzioni mentre riceve le cure. Ha detto: "Voglio inviare i miei migliori auguri a Re Carlo e spero che guarisca presto. Gli auguro tutti gli auguri del mondo." Thomas in precedenza aveva ringraziato Charles per essere intervenuto e aver accompagnato la duchessa di Sussex lungo la navata il giorno del suo matrimonio con il principe Harry, dopo che lui era stato costretto a ritirarsi dalla cerimonia sia per motivi di salute che per uno sfortunato accordo con i paparazzi. Markle ha ripetutamente espresso il suo disappunto per non aver potuto partecipare all'evento e ha detto di essere eternamente grato al re per aver preso il comando. Buckingham Palace ha confermato che il cancro del re è stato rilevato a seguito di una procedura a cui il monarca si è sottoposto la scorsa settimana per curare un ingrossamento della prostata. Tuttavia, il palazzo ha chiarito che non soffre di cancro alla prostata. Si ritiene che il re abbia informato personalmente il principe William e il principe Harry, nonché i suoi fratelli, della sua diagnosi prima dell'annuncio ufficiale. In una dichiarazione rilasciata lunedì, Buckingham Palace ha affermato che Sua Maestà si dimetterà momentaneamente dalle sue funzioni mentre riceverà le cure.